che abbia avuto così tanti deputati sospesi tutti assieme e per un numero così alto di giorni. Esatto, bisogna ringraziare la Boldrini, però in questi giorni abbiamo girato tante piazze, siamo partiti, ormai sono 15 giorni che siamo in tour, abbiamo incontrato un sacco di gente che ci ha ringraziato per quello che abbiamo fatto, ci ha abbracciato e questo per noi è molto bello, però in realtà noi non abbiamo fatto niente di più di quello che avreste fatto voi là dentro, abbiamo cercato di impedire che si rubassero 7 miliardi e mezzo dei nostri soldi, quindi alla fine non abbiamo fatto nessun gesto eroico, nessuna cosa eclatante, abbiamo semplicemente fatto il nostro mestiere in Parlamento, ovvero l'opposizione. Il problema è che fino all'altro ieri erano abituati che l'opposizione non esisteva in Parlamento. L'opposizione faceva l'ostruzionismo e si fermava un attimo prima di raggiungere l'obiettivo. Invece noi no, noi siamo andati avanti fino alla fine o poco prima della fine, perché a 2 o 3 ore da raggiungere il nostro obiettivo, a 2 o 3 ore da raggiungere il risultato, la Boldrini ha messo la ghigliottina e ci ha impedito di evitare questo regalo. Questo regalo, come dicevo, di 7 miliardi e mezzo che sono stati come al solito si è usato in un decreto si è nascosto dietro la bandierina dell'IMU, dietro la foglia di fico di togliere la seconda rata dell'IMU, una porcata. Questo è la normalità, il governo usa questi decreti legge, abusa di questi decreti legge nascondendo dietro cose buone cose cattive. Noi le troviamo e cerchiamo di evitare che questi regali avvengano e in questo caso appunto voleva ricapitalizzare le quote del capitale sociale della Banca d'Italia, attingendo però non alle quote dei soci della Banca d'Italia ma alle riserve, 21 miliardi delle riserve di Banca d'Italia che sono i nostri soldi. In buona sostanza le banche private che erano azioniste di Banca d'Italia hanno visto rivalutare il loro capitale di 48.000 volte, ovvero io avevo un'azione, prima valeva 1 euro, dopo ne valeva 48.000. Questo in pratica è un vero e proprio regalo, perché la riserva dei soldi di Banca d'Italia appunto sono soldi nostri e hanno fatto di più. Tra l'altro in quel decreto si diceva anche che le banche private che avevano azioni di Banca d'Italia non potevano avere più del 3% del capitale di Banca d'Italia, e questo in apparenza era una cosa buona, no? In modo che non ci potessero essere soci eccessivi. Però secondo voi le banche che avevano un capitale superiore e quindi si devono adeguare e quindi devono vendere le quote, lo dovranno fare prima o dopo la ricapitalizzazione? Indovinate un po'? Dopo, ovviamente dopo. Quindi se chi ha comprato un'azione a 1 euro adesso la rivende alla stessa Banca d'Italia a 48.000, quindi è un vero proprio regalo di soldi, di denaro liquido. Questa cosa, su questa cosa ovviamente noi abbiamo protestato in maniera piuttosto vivace e lo abbiamo fatto per evitare questo regalo, anche perché si parlasse di questa cosa, perché se noi non avessimo fatto queste azioni forti si sarebbe parlato appunto solamente della seconda rata dell'IMU, ma nessuno avrebbe saputo dei soldi dati a Banca Italia. E per questo siamo stati processati e puniti, perché poi c'è stato, voi lo sapete, anche un processo, eravamo nell'ufficio del presidente Boldrini con questi tavoli enormi tipo cena nel castello, e la Boldrini era in fondo piccola, dovevamo parlarci col microfono se no non ci sentivamo, ci ha messo a giudizio, ci ha processati tutti quanti. Ora, alla fine, come avete probabilmente sentito nei giorni scorsi, alla fine a quanto pare avevamo ragione noi, perché sia la UE ha mandato una lettera all'Italia in cui ha detto ci sembra che questi soldi siano un regalo sottobanco alle banche private, e la Corte dei Conti del Lazio ha aperto un'indagine per danno erariale proprio su questi 7 miliardi e mezzo. A questo punto anche l'Unione Europea e la Corte dei Conti sono composte da eversori e da potenziali stupratori come siamo noi, oppure la Boldrini ha fatto una cosa molto grave. La Boldrini, oltre ad aver privato di fatto gli italiani del loro diritto di avere un'opposizione in Parlamento, inserendo lo strumento della ghigliottina, uno strumento che non era mai stato utilizzato fino ad oggi, e volendolo inserire anche nel regolamento,
oltre a questo anche prevaricato altre, è andato oltre il suo ruolo. La Boldrini dovrebbe avere un ruolo di garanzia, dovrebbe garantire semplicemente i buoni lavori della Camera, dovrebbe garantire il diritto all'opposizione di fare il suo lavoro, tanto più che lei in teoria dovrebbe venire da un partito che in teoria dovrebbe essere di opposizione. In realtà ha fatto in modo che si portasse avanti questa, ha difeso praticamente l'azione del governo, quindi ha fatto una cosa molto grave e a questo punto deve prendersi le sue responsabilità. Lei non è all'altezza di essere una Presidente della Camera, non è una Presidente della Camera imparziale e quindi deve fare l'unica azione decente in questi 12 mesi, ovvero dimettersi. Bravissimo. Quindi le chiediamo di dimettersi e di tornare a casa. Come vedete, la differenza sostanziale tra noi e il governo e gli altri partiti sono le priorità. Questi 7 miliardi e mezzo che dicevo sono stati regalati alle banche private sarebbero sufficienti per coprire un terzo di quello che è il nostro reddito di cittadinanza per un anno. Il reddito di cittadinanza è una delle nostre proposte più importanti e che darebbe un reddito minimo garantito a chi ha uno stipendio, un reddito sotto la soglia di povertà. Lei, il governo, invece preferisce questi 7 miliardi e mezzo destinarli a istituti di credito privati come Unicredit, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi di Siena e così via. Ma questa non è l'unica occasione in cui si vede quali sono le priorità del governo. Abbiamo chiesto, ad esempio, durante la legge di stabilità abbiamo proposto un emendamento che peraltro veniva dai sindaci del Partito Democratico dell'Emilia Romagna, in cui dicevamo alziamo la tassazione sulle lobby che gestiscono il gioco d'azzardo per andare a coprire la mini-IMU, ma evidentemente per il governo è più importante continuare a dare i soldi alle lobby del gioco d'azzardo piuttosto che non farmi pagare la seconda rata dell'IMU, quindi dobbiamo dirgli grazie. Questo perché le lobby del gioco d'azzardo, come tutte le altre lobby, finanziano questi partiti da anni. Un altro esempio di quali sono le priorità del governo. Durante la legge di stabilità abbiamo aiutato i ragazzi di commissione bilancio, ognuno per le sue competenze. Io sono in affari sociali e sanità e uno degli emendamenti che abbiamo proposto noi era di aumentare il fondo per le non autosufficienze, per i disabili gravi e gravissimi, che sono disabili che sono... Esatto. Sono disabili che hanno bisogno di assistenza continua 24 ore su 24. Noi abbiamo chiesto di aumentare quel fondo di 200.000 euro e loro ci hanno risposto di no. Lo sapete perché? Perché quei 200.000 euro servivano per le scuole paritarie, per le scuole private alle quali mandano i loro figli. Allora, secondo voi è più importante aiutare i disabili che hanno bisogno di assistenza continua oppure dare fondi alle scuole private? Disabili. Secondo loro no. In questi giorni, stando in giro in mezzo alle piazze, come dicevo, abbiamo avuto modo di dobbiamo dirle anche grazie alla Boldrini, perché ci ha dato modo di stare in giro, abbiamo girato tutta l'Italia, abbiamo visto tantissime cose, abbiamo parlato con tante persone, abbiamo avuto modo di raccontare quello che è successo in Parlamento, quello che succede in Parlamento, abbiamo soprattutto avuto modo di sentirvi raccontare quello che succede in giro. Quindi la rabbia che avevamo, la forza che avevamo prima nel cercare di evitare che loro buttassero via questi soldi, queste montagne di soldi che regalano alle lobby private, alle associazioni degli amici e così via, che spendono negli F-35, nelle grandi opere, è ancora più forte. D'ora in avanti saremo ancora più cattivi nel tentare di impedire che queste cose vadano avanti. E oggi vedo questa piazza come tutte le piazze che abbiamo visto in questi giorni pienissima, e questo è molto importante. E mi viene da chiedervi cosa siete qui, secondo voi cosa state facendo questa sera? Invece, secondo me questa sera state partecipando a una rivoluzione. Noi stiamo tutti insieme
tutti insieme facendo una rivoluzione democratica, gandhiana. Abbiamo già iniziato a cambiare il modo di fare politica. Abbiamo dimostrato che la politica si può fare senza soldi. Abbiamo rinunciato a 43 milioni di euro di rimborsi elettorali. Ci siamo. Ci siamo dimezzati lo stipendio. Quindi abbiamo dimostrato che si può vivere facendo politica con molti meno soldi di quelli che avevano prima. Abbiamo contato gli scontrini, ci hanno preso in giro, ve lo ricordate, no? Parecchio. Però tutti gli scontrini che abbiamo contato sono sommati, sono stati 7 milioni e mezzo che abbiamo versato su un fondo per le piccole e medie imprese. Bravi! Perché non inizia a raccontarli anche i parlamentari degli altri partiti, quelli di Renzi che vuole ridurre i costi della politica? Iniziassero anche loro a contare un po' gli scontrini. Renzi chi? 210 auto più vuole comprare. Renzi dice, oggi ha detto che Grillo rosica, Renzi, non si sa perché dovrebbe rosicare. Abbiamo scelto quello che era il nostro candidato alla presidenza della Repubblica. Poi loro hanno preferito mettere di nuovo Napolitano violando la Costituzione, però noi abbiamo scelto il nostro. Sul portale adesso ci sono 20 proposte di legge in discussione che voi potete andare a leggere, potete commentare, potete aiutarci a migliorare. Io ho lavorato ad esempio a quella sul reddito di cittadinanza, sono arrivati più di 8.000 commenti, tutti commenti che ci hanno permesso di migliorare la nostra proposta di legge in maniera democratica con l'aiuto dei cittadini. Stiamo scrivendo, abbiamo scritto assieme la nostra proposta di legge elettorale e oggi abbiamo votato quelli che saranno i nostri candidati per il Parlamento europeo. Quindi stiamo andando ogni giorno, ci stiamo avvicinando di più a quella che è la democrazia diretta, quella che è ridare potere ai cittadini. E questo gli fa paura? Loro sono spaventati. Io ho parlato quando il periodo di rottura, quando si votava il Presidente della Repubblica con Scalfarotto. Noi dicono che non dialoghiamo, invece noi abbiamo parlato con loro, abbiamo cercato di convincere, mi ha detto Scalfarotto Rodotà è uno dei vostri, non è un nostro candidato, è uno di sinistra, perché non votiamo Rodotà e diamo finalmente un calcio nel culo a Berlusconi? Perché no? E Scalfarotto mi ha detto perché lo ha scelto la rete, e gli ho detto quindi l'ha scelto i cittadini. Se noi avvaliamo questo sistema perderemo il nostro potere. Questo mi ha detto. Hanno paura che i cittadini si riprendano il diritto di decidere delle loro vite. Quindi questa rivoluzione che dicevo la stiamo già portando avanti e la stiamo già vincendo. Però bisogna che ognuno di noi si impegni in prima persona, ognuno di noi dedichi un pochettino del suo tempo come avete fatto voi questa sera per venire ad ascoltarci, magari andando a raccontare quello che vi abbiamo detto, andando a informarvi, dando una mano ai ragazzi di qua, del meetup, impegnandosi in prima persona, perché no, anche candidandosi se c'è bisogno, o aiutando quelli che sono eletti nei comuni, nelle regioni, in Parlamento. Che ognuno di voi diventi un portavoce, diventi un amplificatore. Lo sapete che abbiamo tutte le televisioni, la maggior parte delle televisioni e dei giornali conto. Quindi abbiamo bisogno che ognuno di voi esca di casa e spieghi quello che stiamo facendo, che andate dalla vostra vicina, che magari guarda solo Canale 5, le dite Mariuccia, preparami un caffè, intanto accendete il computer, gli fate vedere un video di Battista, non il mio che non sono tanto bravo, quello di Battista, la convince di sicuro. Che i 9 milioni di persone che ci hanno votato non siano 9 milioni di elettori che ci delegano, ma siano 9 milioni di cittadini attivi. E allora abbiamo già vinto. Grazie. Bravo! Ciao a tutti. Come state? Beh, allora io, molti mi conoscono, molti no, perché in realtà nonostante io sia palermitano,
di zona via Oreto Nuova. Sono stato eletto a Milano perché come tanti di noi e come tanti dei nostri amici sono stato costretto, poi per carità non mi lamento, però ad andare via per lavorare, nonostante a Palermo abbia studiato, mi sia laureato in ingegneria e comunque abbia avuto sempre una famiglia alle spalle. Però questa città, lo dico a malincuore, non ci ha lasciato molto, e quindi il Movimento 5 Stelle è nato anche da questa esigenza. Diceva bene Matteo poc'anzi, noi siamo qui oggi non soltanto a parlare noi con voi, ma a fare rete. Ci sentite spesso parlare di rete, ci sentite spesso dire questa parola. La rete non è la rete internet, quello è uno strumento della rete. La rete è quell'insieme di rapporti, di relazioni, di gruppi, di società reale che creiamo tra di noi ogni giorno con le nostre azioni. Anche la politica è questo. Quando vi dicono i cittadini, non tutti i cittadini possono fare politica, ma la politica cos'è? La politica è la scelta che fate ogni giorno quando andate al supermercato. Ogni azione che facciamo è politica, perché indirizziamo il mondo con le nostre scelte. E allora noi siamo qui oggi come siamo stati in tutti questi anni, perché sono anni che lavoriamo, sono anni, non è una novità il Movimento 5 Stelle. Siamo nati con i meetup, siamo nati con il lavoro sui territori, e il gruppo di Palermo ad esempio è un gruppo che da anni lavora sul territorio palermitano. Siamo qui per cambiare realmente il concetto di società. Noi vogliamo davvero creare quella cosa che si chiama comunità. Una comunità è esattamente un insieme di persone che possono dire di avere gli stessi diritti, doveri, ma soprattutto che hanno la stessa dignità di vivere e le stesse possibilità. Per quello, ad esempio, in questi giorni ci stiamo preparando alla campagna elettorale per le europee, e stiamo preparando a quella campagna elettorale con una nuova consapevolezza, ovvero che abbiamo ben chiaro e siamo tutti consapevoli di cosa davvero vogliamo dall'Europa. Palermo ha un grande problema, come tutta la Sicilia, che non riusciamo ad esempio a utilizzare i fondi strutturali, non riusciamo mai a fare qualcosa con i soldi che l'Europa ci dà. Perché? Perché siamo mal governati. È inutile prenderci in giro, è inutile pensare che il governo Crocetta della regione oppure Orlando ci sia qualcuno che possa fare meglio degli altri. Non è vero, perché tutti hanno le spalle la giacchetta tirata alle spalle da qualcun altro, che a Palermo si chiama mafia, in Sicilia si chiama corruzione. I politici in Sicilia possono dire quello che vogliono, ma alle spalle hanno tutti la stessa gente, altrimenti non vanno al potere. E allora noi dobbiamo creare quel concetto di comunità e partire da noi stessi. La campagna che faremo per l'Europea, infatti, si fonderà proprio su quella parola, perché quando il concetto di comunità europea si è trasformato in Unione Europea, ha cambiato completamente il significato, ha stravolto il senso di quello che sognavamo, perché chi ha ideato l'Europa l'ha ideata come comunità, quindi pari diritti e pari doveri. Ma se io chiedo a uno di voi, qualunque di voi, anche quelli che se la passano meglio, se pensa di avere gli stessi diritti di un tedesco, ma qual è la risposta? No! Se pensate di avere le stesse opportunità di un francese, qual è la risposta? Io sto venendo, vi dicevo, abito in via l'Orsa Minore praticamente, passando ho visto la linea nuova del tram, un tram che hanno prima smantellato anni fa, ora lo stanno ricostruendo, non lo finiranno di costruire mai, però i soldi l'Europa ce li ha messi, se li mangeranno e finirà tutto così. Non lo dico perché voglio essere catastrofico, ma perché questa città purtroppo ce l'ho dentro, la conosco bene e la amo così tanto da poterla guardare con una consapevolezza e arrabbiarmi e incazzarmi. È per quello che siamo nati, dall'incazzatura di gente onesta che vuole cambiare le cose e che trova sempre un ostacolo, e quell'ostacolo sono sempre i politici. Bravo! Noi dobbiamo partire dal concetto di comunità. Io ho avuto l'opportunità negli anni passati di visitare un po' con una Ollus con cui collaboro il Sud America, ma anche il Congo, e nonostante in Congo ad esempio non abbiano nulla, c'è un concetto che li lega a tutti, che è quello appunto della benevolenza verso il prossimo, un concetto che a Palermo, in Sicilia, ma in tutta Italia, ma probabilmente in Sicilia un po' di più, magari sono campanilista, ci appartiene, che è quello della comunità. L'abbiamo sempre avuto, noi ci siamo abituati ad aiutarci l'un l'altro, ma quando ti mettono tutti contro, quando oggi il problema sono i tassisti, domani sono gli imprenditori a partita IVA, dopodomani sono quelli che lavorano nell'esercito, quando ti mettono tutti contro tutti perché c'è sempre qualcuno che ti ruba, ti tolgono
tolgono dall'unica certezza che in realtà quello che ti ruba è quello che ti governa. E allora dobbiamo iniziare di nuovo a guardarci negli occhi e a capire che ci deve essere la possibilità di aiutare quello che ci sta accanto, ci deve essere la possibilità di sentirsi protetti tra di noi, perché nessun altro ci guarderà mai volendoci bene. Dobbiamo essere noi i primi. I meetup nascono da questo concetto. Noi questo concetto lo porteremo in Europa, perché vogliamo che l'Europa torni a essere la comunità per come era stata ideata e pensata. E allora, ad esempio, tra i punti che abbiamo proposto per l'Europa, non so se li conoscete, abbiamo 7 punti che porteremo come nostro programma, ovviamente in sintesi, in Europa. E sapete bene da questi nostri 12 mesi che quando noi presentiamo un programma poi solo quello abbiamo in testa e a quello puntiamo. La coerenza è il nostro peggior difetto, secondo loro. Quei 7 punti, ce ne sono 3 che vertono proprio sul concetto di comunità. E sono uno alleanza con i paesi mediterranei, perché come dicevo nessuno di voi pensa di avere pari diritti di un tedesco. Perché? Perché siamo profondamente diversi come struttura anche della nazione. Allora è più facile che l'Italia possa avere a che fare, possa commerciare e possa fare un'alleanza con i paesi più simili a lei, quindi la Spagna ad esempio, il Portogallo, i paesi che hanno una tradizione mediterranea. Questo ci permetterebbe di avere più potere anche di per contrastare alcune potenze con le quali non abbiamo nulla a che vedere. Oppure ad esempio l'adozione degli Eurobond, non so se sapete cos'è questo concetto. I bond sostanzialmente sono dei titoli di Stato, cioè la merce di scambio che ognuno, che un paese ha per fare debito e poter dare del benessere ai cittadini. Ora, oggi questi Eurobond, ogni Stato se li garantisce da sé, ma se io non c'ho nulla, come un normale cittadino, se vai in banca e non c'è nessuno alle spalle, ma chi ti garantisce il tuo debito? Nessuno. E quindi oggi non possiamo investire nel benessere dei nostri cittadini. Allora noi chiediamo che i debiti, siccome siamo comunità, ma vogliamo essere comunità su tutto, che i debiti siano distribuiti e garantiti da tutti i paesi membri dell'Unione Europea. Se questo non è possibile, signori, noi ce ne andiamo, non abbiamo bisogno di una comunità europea che dia soltanto le batoste, che divida la sofferenza ma non divida mai il benessere. Noi vogliamo una comunità europea in cui ogni paese pensa di poter dare pari diritti a tutti. Io credo che ce la possiamo fare, credo che quel concetto di benevolenza per il prossimo che c'è nelle famiglie africane sia un po' quello che deve essere anche il nostro cardine, cioè dare di nuovo possibilità a tutti. Lo facciamo sicuramente in Europa. E allora mi piace dare, in una piazza come questa sicuramente ancora di più, mi piace dare a tutti un compitino che nasce un po' da una storiella sempre africana, sono un po' monotematico oggi, che è quella della foresta che prende fuoco. Il leone subito impaurito scappa verso fuori, ma mentre scappa incontra un colibrì che con una goccia d'acqua nel becco va verso dentro la foresta. E il leone dice al colibrì: ma perché, dove stai andando? La foresta prende fuoco, morirai. E lui dice: vado a fare la mia parte. E allora che ognuno di noi sia il colibrì, vada e faccia la sua parte, che ognuno di noi possa realmente con le informazioni, non con la demagogia, non con le informazioni convincere qualcuno che si può cambiare il paese. E per cambiare il paese bisogna cambiare prima l'Europa. Se lo facciamo tutti, i 9 milioni di voti diventeranno subito il doppio, perché ognuno convincerà qualcun altro. E se noi riusciremo a maggio a vincere le elezioni sarà un grande segnale verso l'Italia, perché si potrebbe aprire una crisi di governo. Cambieremo l'Europa con gente seria, onesta e competente, e sicuramente dall'Europa cambieremo l'Italia e tutte le nostre piccole comunità. Quindi vi chiedo di farlo tutti insieme e vinceremo sicuramente. Grazie a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti, io sono Laura Castelli. Brava! Sono quasi arrivata alla fine dei 15 giorni di sospensione e sono disperata, perché mi stavo quasi abituando a stare tutti i giorni, tutti i giorni, non solo più il sabato e la domenica, in mezzo alle piazze, in mezzo a voi che ci date un sacco di affetto, che ci regalate 2 arance, poi un pezzo di torta perché ci vedete sciupati, insomma, siamo quasi disperati che questo tour sta andando avanti e tra un po' finisce. Sarà il caso di fare un'altra azione forte e farci sospendere ancora, probabilmente. Questa mattina io ho ricevuto una telefonata che voglio raccontarvi, perché nonostante sia molto distante dalla Sicilia vi unisce, ci unisce tutti, un ragazzo che è salito sulla cupola di San Pietro ed è lì da 3 giorni perché ha ricevuto 25.000 euro di una cartella di Equitalia.
e gli hanno pignorato la casa e allora lui non sa più cosa fare. Ancora una volta, perché non è la prima volta, è salito sulla cupola di San Pietro e ci ha chiamato e ci ha detto, ma no, non ci ha chiamato lui, ho sbagliato, ci ha chiamato un ragazzo da sotto che ci diceva, ma scusate, ma nessuno di voi viene e gli dà una mano a sto ragazzo? No, noi non lo sapevamo, però adesso che ce l'hai detto ci muoviamo e andiamo a vedere che cosa è successo. Questo perché? Perché quando una persona non sa più cosa fare, l'abbiamo letto sui giornali di tutti questi casi di gente che è arrivata allo stremo delle forze, non sa più come dire a questo popolo di politici finiti, ormai finiti, che non ce la fa più, che non è più possibile continuare così, fino a salire su una cupola. E allora, siccome è un giorno che questo signore non si fa sentire dai ragazzi che stanno sotto, i ragazzi si sono preoccupati. Lui per cosa protesta? Oltre alla disgrazia che gli è successa, una cartella di Equitalia e il pignoramento della casa, protesta perché c'è una legge europea che lo Stato italiano ha recepito nella maniera peggiore che poteva, o meglio come lo Stato italiano sa fare, quindi mettendoci dentro la corruzione, il conflitto di interessi e tutte quelle cose che abbiamo imparato, che è la legge Bolkestein. E quella legge europea che purtroppo ci toglierà le spiagge, ci toglierà i mercati, ma non è colpa solo della legge europea, è colpa della nostra politica che non si è mai interessata, non c'è mai stato un parlamentare europeo che abbia detto forse quella legge dobbiamo gestirla in una maniera diversa in Italia, forse questo paese vive di mercati, vive di spiagge, vive di turismo. E quando ci dicono voi che posizione avete sul turismo, io un po' rido, no? Perché è quasi come una sfida, no? Ma voi cosa pensate del turismo? Ma come cosa pensiamo del turismo? L'Italia penso che sia uno dei paesi più belli che c'è in Europa, che c'è nel mondo. E noi la gestiamo così, con sempre loro, con sempre le solite maniere, i soliti modi. E questo deve finire. Il solito magna magna, ma loro hanno sempre la stessa modalità di gestire le cose. Si stanno svendendo l'Italia, l'abbiamo visto, il Colosseo, Obama che gira al Colosseo, dice bello questo, magari me lo compro. Ecco, questa è l'Italia di oggi. E poi ci sono altre cose che vengono gestite nello stesso modo. Noi non siamo stati sospesi subito, vi ricordate? Sono passati più o meno 20 giorni da quando ci hanno sospeso. Perché? Perché c'era la legge elettorale. Allora, prima ci hanno preso in giro perché noi eravamo quelli che volevamo fare la legge elettorale in rete. Che pazzia, no? E poi sono dovuti stare zitti perché noi l'abbiamo finita prima di loro, con il processo democratico che loro tanto ripugnano perché la rete gli fa paura. E allora ci hanno fatto aspettare questi giorni, abbiamo fatto questa orrenda legge elettorale che oltre alle cose che sapete, quindi niente preferenze, nessun interessamento al conflitto di interessi, nulla di tutto questo, a un punto che a noi donne del Movimento 5 Stelle ha infastidito parecchio. Le quote rosa. Bravo, chi l'ha detto? Perché le quote rosa? Io quella mattina sono arrivata in Parlamento, mi ferma una ragazza delle Iene, mi rincorre, mi dice, ma tu non ti sei vestita di bianco oggi? Dice, no, ma scusa, perché mi sono vestita di verde, non ti piace? Che cosa è successo? Perché mi dovevo vestire di bianco? Le deputate di destra e di sinistra si sono vestite di bianco per dire che loro sono donne che hanno bisogno di più diritti rispetto a quelli che oggi la società gli dà. Come? Con un emendamento che tutela le quote rosa. Ma io non lo voglio un emendamento per farmi tutelare in questo modo di far politica. Il problema culturale è vostro, PD, PDL, Forza Italia. Ci hai sempre messo le ballerine. E io mi devo vestire di bianco? Ballerine, fammi dire ballerine che non posso dire parolacce. E allora il problema forse era culturale, no? E come lo risolvete? Ma noi non lo risolviamo, ma noi le quote rosa ci vengono naturali, noi eleggiamo una percentuale di donne altissime senza obbligare nessuno a infilarsi in una lista, senza nessuno che prima sculettava e che poi decide di far politica. Noi queste cose non le facciamo, ma per loro è un problema perché noi non ci siamo vestite di bianco. Poi passano i giorni, Renzi comincia a dire Jobact, che sembrava una parolaccia, invece era uno slogan incredibile, e scopriamo che dentro questa roba che non si capiva, perché voi vi ricordate, lui ha annunciato questa cosa, ma in realtà non ha fatto nulla, non ha scritto nessun decreto, è uscito da un consiglio dei ministri, per la prima volta nella storia, non era mai successo, con delle slide, il pesciolino rosso, ha fatto la battuta, il pesciolino rosso, gli errori di ortografia sulle slide.
Ma c'è una cosa dentro questo Job Act che mi ha fatto arrabbiare ulteriormente, oltre esserci arrabbiati per le quote rosa. C'è un concetto per cui, ancora una volta, no, devono tutelare le donne. Quindi cosa hanno detto? Diamo incentivi all'imprenditoria femminile, però gli togliamo le detrazioni da familiari a carico. Allora dici, ma scusa, questo è il paese in cui, già grazie se io trovo un lavoro, vabbè non ce l'ho, decido di fare un'impresa, sono una donna, mi prendo gli incentivi, ma se per caso mio marito non lavora, ma è una cosa strana in questo paese se mio marito non lavora, allora no, le detrazioni da familiare a carico non la posso avere. E poi siamo sicuri che in questo paese col 70% di pressione fiscale io voglia aprire un'impresa? Magari no, perché so che non sopravvivo. Però per loro questo è il concetto, no? Aiutare le donne, queste marginate sociali che hanno necessità di essere aiutate, perché poverine, stanno lì ai margini, no? Mentre il paese va a rotoli. Quindi anche una cosa che poteva essere un po' furba è diventata una schifezza, una risata, un insulto. E loro gestiscono queste cose così, ma come tante altre. Prima Maglio parlava di fondi europei, allora vi racconto anche questo. Noi, siccome io sono in commissione bilancio con Giorgio, abbiamo detto vabbè, andiamo a sentire la Corte dei Conti europea. Che cosa fa la Corte dei Conti europea? Fa due cose: gestisce i fondi europei e controlla le truffe. Quindi dice vabbè, andiamo in Europa, prima andiamo a vedere che cosa si sono rubati i nostri politici italiani. Allora abbiamo fatto richiesta, oggi ci chiama il nostro legislativo e ci dice è una brutta notizia, perché il presidente della Corte dei Conti europea non ci vuole sentire, in quanto dopo la vostra richiesta l'ha fatta anche un altro partito, quella di vederlo, no? E quindi si sono preoccupati, hanno detto qua c'è qualche cosa sotto, forse non è il caso che sentiamo il Movimento 5 Stelle. Per cui non è che siamo solo noi curiosi, ma la domanda è: ma chi gli ha chiesto l'appuntamento? Esattamente che cosa gli voleva chiedere? Quello che gli volevamo chiedere noi? Quante truffe hanno fatto con i fondi europei negli ultimi 20 anni? Dove stanno i tentativi di corruzione, conflitto di interessi che hanno messo utilizzando i fondi europei? Non lo so, vi diremo che cosa succederà, perché noi lì ci andremo e parleremo col Presidente della Corte dei Conti, sperando, europea, sperando che ci dia del materiale interessante, perché questa campagna che faremo dalla prossima settimana in avanti, quella delle europee, sarà fatta in un modo per cui voi capirete quanto è importante, dalla vostra spiaggia al vostro mercato, andare in Europa e non metterci gente come la Zanicchi e come quei pagliacci che finora sono stati lì dentro. Per capire qual è la vera necessità di questo paese per andare in Europa, perché il nostro motto dice andare in Europa per cambiare l'Italia. E non l'aveva capito nessuno, perché l'astensionismo in Europa è tantissimo. Allora voi dovete fare due cose: la prima, scrivere su una lavagnetta le cose che questa gente vi sta raccontando per convincervi, oltre ai voti di scambio, che quelli insomma sono gli 80 euro, poi Giorgio magari ve ne parla. Scrivete su una lavagnetta le bugie che vi dicono e controllate tra un mese che cosa è successo, che cosa hanno fatto, se erano solo slogan o se sono riusciti a fare qualche cosa. Secondo noi no, non riusciranno a fare nulla, ma non perché non ci crediamo, ma perché sappiamo come lavorano. E poi dovete fare un'altra cosa, dovete convincere tutti quelli che non hanno mai votato finora, dovete spiegargli che se oggi non è più possibile camminare su una spiaggia perché è stata tutta cementificata, o domani avremo il Carrefour e l'Auchan nelle piazze dei mercati, dipende dall'Europa, non dipende solo dal corrotto che governa il mio comune, non dipende solo da quello. Allora forse facendo così riusciremo insieme a cambiare questo paese, cambiando l'Europa. Allora lì il cerchio si chiude, dai comuni, le regioni, in Parlamento, a Roma e in Europa. E allora lì magari questo governo cade e noi questa Italia la cambiamo. Ciao a tutti, io sono molto emozionato, devo dirlo. Non ero mai stato a Palermo e è fantastico. Io sono Diego De Laurentiis e sono un'altra persona, vostro rappresentante nelle istituzioni, sospeso anch'io perché ho cercato di difendere la voce degli italiani. Questo abbiamo fatto. E lo abbiamo fatto
semplicemente perché lo avreste fatto anche voi. Perché, come diceva Manlio, noi siamo una comunità e dobbiamo imparare a camminare tutti insieme. Io voglio raccontarvi un'altra, io sono un informatico, sono un ingegnere, volevo raccontarvi un'altra, un altro aneddoto, un'altra storia su una parola, la parola è Ubuntu. C'è un, qualcuno di voi magari la conosce, c'è un, uno studioso di culture che va in Sudafrica e per studiare il comportamento dei bambini delle tribù dice: metto un cesto di frutta sotto un albero e il primo che vince prende tutti i frutti, dà il via e i bambini di questa comunità si prendono per mano e arrivano contemporaneamente sotto l'albero. E allora questo studioso domanda ai bambini: ma perché? Perché avete fatto così? E i bambini rispondono: io sono perché noi siamo. Cioè nessuno di noi è qualcosa senza qualcun altro. Ed è questo che è il Movimento 5 Stelle. È questo che dobbiamo riscoprire. Allora è questo, è il senso di comunità, il senso di onestà, il senso che se qualcuno fa qualcosa, anche se non direttamente nei miei confronti, che lede la collettività, sta ledendo anche me e me ne devo occupare. Allora io vi faccio qualche esempio, prima si parlava delle quote rosa, di quello che questi parlamentari rappresentano in Parlamento, vi faccio piccoli esempi. Si votava per esempio la legge sul femminicidio, cioè inasprire le pene quando la violenza è commessa, è una violenza di genere, commessa sulle donne. Allora il Parlamento italiano vota un emendamento, guarda caso PD e PDL votano un emendamento che dice che se quel reato in qualche modo è riconducibile al fatto che qualcuno che l'ha commesso e appartiene a un'associazione, allora è, non può essere perseguito così, perché non si può perseguire un reato d'opinione. Quindi hanno svilito un'intera legge mettendo un piccolo emendamento. Ancora, stravolgono il senso di quello che votiamo in aula. Vi faccio un altro esempio, hanno proposto di bonificare i siti di interesse nazionale, quei siti che sono industriali, che sono stati inquinanti per decenni, e poi hanno aggiunto un'altra piccola clausola: puoi bonificare e o reindustrializzare, cioè lo Stato ti dà dei soldi per continuare a inquinare, venendo meno al principio europeo di chi inquina paga. Quindi i soldi ci sono, perché se io destino questi soldi a magari a degli imprenditori che hanno fatto concorrenza sleale perché non hanno rispettato le norme sull'inquinamento, al contrario di quelli che facevano magari un buon lavoro come imprenditori rispettando tutte le norme, allora io sto decidendo una concorrenza sleale. Ancora, ci dicono, per esempio ci dice Renzi che bisogna combattere la corruzione. È passato un anno che siamo in Parlamento, per combattere la corruzione non serve il supercommissario, serve ripristinare la legge sul falso in bilancio, con cui io faccio i fondi neri e poi pago. Sono cose semplici, perché non l'hanno fatto? Ce ne sono delle altre. Per esempio io ero in commissione trasporti e si nominano, si dà il parere come commissione, sia alla Camera sia al Senato, su quelli che sono i presidenti delle autorità portuali. Sono nomine pubbliche, di nomina politica, che decidono in qualche modo quella che è l'attività portuale. Allora abbiamo avuto la nomina di Forcieri, di Villari, di Sanciu in Sardegna, e si alza una rappresentante del PDL, l'onorevole Bergamini, e dice: ma noi chi siamo per valutare la competenza di queste persone e la loro onestà intellettuale, la loro onestà come presidenti, come candidati presidenti? Ma se la legge prevede che noi esprimiamo una valutazione, come si fa ad abnegarsi, a ritirarsi indietro da questa responsabilità? E sapete chi erano queste persone? Erano persone che non avevano i requisiti di legge, perché Villari è un medico, è un chirurgo che ha fatto 5 legislature nel PDL, e questo viene difeso con queste motivazioni assurde. Ci sono quindi in Parlamento una serie di persone che sono messe lì
per salvaguardare degli interessi che non sono gli interessi degli italiani. È evidente. Qualcuno dice sì, dobbiamo andare in Europa per cambiarla. Io dico va bene, andiamo in Europa per cambiarla, ma rimaniamo anche nel Parlamento italiano per fare quello che a volte l'Europa ci chiede, che i nostri politici non hanno saputo recepire come si deve. L'Unione Europea, il Parlamento Europeo fa una raccomandazione nel 93, sono passati 21 anni, per istituire il reddito di cittadinanza, il reddito di dignità minimo, per sentirci una comunità. E guarda caso, gli unici paesi che non hanno recepito questa direttiva sono l'Italia e la Grecia, perché vogliono affamarci, perché vogliono metterci gli uni contro gli altri. Allora perché dei nostri 20 punti bastava condividere quelli che erano più condivisibili? Noi chiedevamo un governo a 5 stelle, non di persone a 5 stelle. Io non me la sento di fare un ministro, io volevo una persona che dicesse facciamo una legge sul conflitto di interessi, una legge elettorale, un reddito di cittadinanza, 4-5 punti e poi andare di nuovo a elezioni. Questo mi sarei aspettato da una classe politica. E oggi purtroppo questa classe politica non ha alcuna credibilità, ma non perché noi siamo migliori di loro. Noi abbiamo dimostrato effettivamente che i cittadini normali, che non avevano alcuna dimestichezza con le leggi, con i provvedimenti, con gli emendamenti, messi lì in 6 mesi riescono a fare un lavoro egregio. Non c'è bisogno di fare 30 anni. In televisione ci dicono che non bisogna entrare nei tecnicismi perché le persone non capiscono. Non è vero, è faticoso studiare, certo, approfondire, però è possibile, l'abbiamo dimostrato. 150 cittadini che facevano tutt'altro oggi fanno quello che è stato a noi precluso. Allora dicevo, abbiamo fatto questo grande esperimento ed è già riuscito, ed è per questo che oggi abbiamo preso delle altre persone comuni e le stiamo mandando in Europa, perché un cittadino informato, attivo, ma soprattutto con una rete di cittadini alle spalle, riesce a fare un lavoro egregio. La cosa, oltre alla onestà, alla coerenza che ci ha permesso di fare questo, oltre al vostro supporto, è la libertà, perché noi non abbiamo un sindacato, non abbiamo da curare un consenso elettorale, perché non abbiamo l'ambizione di fare più di due mandati, non abbiamo da curare un consenso, altrimenti io sarei rimasto in Puglia a curarmi, a fare gli incontri nelle piazze in Puglia, non me ne frega nulla. Io voglio informare i cittadini in tutta Italia, perché articolo 67 della Costituzione, il parlamentare italiano semplicemente rappresenta la nazione. Sono cose semplici. Non voglio togliere altro tempo, però mi piace ribadire un altro concetto. Dicevo prima che tutti noi da soli non siamo nulla. Io sono in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. Di quello che avveniva in ENAV, in Poste Italiane, magari qualcuno di voi ci lavora, sa che cosa sta accadendo, stanno privatizzando questi asset. Poi passeranno a Finmeccanica, poi passeranno alle nostre municipalizzate del trasporto locale, nonostante abbiamo fatto un referendum nel 2011. Allora io di questi argomenti, di queste aziende, non sapevo quasi nulla, pochissimo, come un cittadino normale. E mi sono arrivate centinaia di comunicazioni, io le ho messe insieme ai miei colleghi per farmi un quadro della situazione, perché il vostro supporto è importantissimo. Non avremmo potuto fare niente, come non possono fare nulla i consiglieri comunali, i consiglieri regionali, se non ci siete voi dietro che vi informate e li supportate. Aiutateci, perché siamo una comunità. Allora, buonasera a tutti, Simone Valente, 27 anni, cacciato fuori dal palazzo per aver difeso la Costituzione, questo è il problema, e questo è il problema per cui noi siamo qua. Noi abbiamo lottato tanto in questo anno, e se ripenso a un anno fa vi devo dire che sono cambiate moltissime cose. Sono cambiate tante cose perché noi eravamo gli inesperti, eravamo i ragazzini, tantissime persone ci prendevano in giro, entravamo in quel palazzo e solo perché avevamo lo zainetto sulle spalle o i faldoni venivamo derisi dalle varie Santanchè, Gelmini, Brunetta. Pensate, io sono
entrato in quel palazzo il primo giorno, ero disorientato, un palazzo principesco, bellissimo, tavoli dorati, il tappeto rosso, assistenti parlamentari con i guantini bianchi. Bene, sono entrato col mio zainetto, entro, mi giro un po' da tutte le parti, dico a un assistente parlamentare: scusi, ma il bar dov'è? E lui: ma onorevole, vuole dire la buvette. E questo un po' per farvi capire il sistema principesco e pieno di privilegi che hanno creato e da cui noi prendiamo le distanze e abbiamo preso le distanze in questo anno. Ebbene, quei giovani ragazzi che sono entrati in Parlamento non hanno abbassato la testa davanti a questa gente, perché siamo stati votati per mandarli tutti a casa. E allora abbiamo detto: guardiamo un po' la democrazia, che strumenti ci mette a disposizione per combattere il sistema. E allora abbiamo iniziato a prendere questo. Questo ve lo faccio vedere, è il regolamento della Camera dei Deputati e contiene anche la Costituzione. E io qua, come in tutte le piazze, lo brandisco alla faccia della Boldrini, perché questo appartiene al popolo italiano e va difeso ogni giorno. Questo è un libretto che tanti miei colleghi hanno studiato, articolo per articolo, comma per comma. Ci sono persone che lo conoscono a memoria. Pensate, il mio collega Sorial ci va a dormire con questo. Ebbene, ci sono persone come Danilo Toninelli che potrebbero fare il presidente della Camera, da quanto lo conoscono bene. Bene, allora cosa abbiamo fatto? Ogni volta che ci presentavano un decreto, pensate, più di 20 approvati in questo anno, decreti che presentavano tantissime porcate da una parte, però poi la ciliegina dall'altra, il decreto IMU Banca Italia ne è la prova. Ebbene, allora abbiamo detto: ok, voi ci presentate un decreto, noi iniziamo a fare il nostro costruzionismo. E allora ci siamo messi lì ore e ore in aula a tenerli seduti, ore e ore andavamo avanti, e loro impazzivano, perché sono anche un po' anziani, quindi soffrivano tremendamente. Ed ecco lì che poi il Movimento 5 Stelle ha ottenuto gli emendamenti migliori per i cittadini, e così era la nostra arma contrattuale, abbiamo vinto su tantissime cose. Però c'è un però: ci sono momenti in cui questo lo possiamo prendere e lo mettiamo da parte, ma semplicemente perché gli altri partiti cambiano le regole del gioco. Io sfido ognuno di voi a vedere, verificare, si può scaricare il regolamento, se nel regolamento è presente la ghigliottina. Non esiste, non c'è. La Boldrini ha mentito a milioni di italiani. Sono cose inventate solo per fare passare una legge che regala 7 miliardi e mezzo alle banche. Allora, quando il regolamento non possiamo più usarlo, dobbiamo utilizzare strumenti alternativi. Azioni eclatanti. Ve ne ricordate una in questo anno? Ditemene una. Il tetto! Il tetto! Abbiamo fatto l'azione eclatante per difendere la Costituzione e abbiamo vinto! Perché si sono fermati! E allora anche in questo caso l'azione eclatante è stata necessaria. Abbiamo semplicemente occupato i banchi del governo scendendo in maniera pacifica con le mani alzate, e l'unica violenza è stata quella sulla collega Lupo, in cui D'Ambroso ha tirato lo schiaffo e gli hanno dato pure una scorta. Ma in che mondo viviamo, dico? Benissimo. Ebbene, lì abbiamo vinto, e soprattutto quando torno a casa e vado dalla mia vicina che ha 80 anni e guarda 24 ore la televisione, mi dice: ma sul decreto IMU Banca Italia com'è finita? E allora li ho vinto, perché so che sono arrivato anche a lei, perché le informazioni a lei non arrivano, perché siamo in una dittatura mediatica che prima o poi finirà con la nostra legge sull'abolizione, ad esempio, dei finanziamenti ai giornali, all'editoria, quella che abbiamo discusso con i cittadini. Bene,
io sono in commissione settima, cultura e scienze e istruzioni. Volevo dirvi tantissime cose, però avete fatto, organizzato questo incontro qua davanti, e vi devo dire che noi ci siamo battuti tantissimo per le fondazioni lirico-sinfoniche, fondazioni che sono state affrontate in un decreto, sventolate ai 420, il decreto Valore Cultura, che doveva risolvere la situazione delle fondazioni. Pensate, le 14 fondazioni, più di 300 milioni di euro di debito, il vostro teatro ne ha 24 di milioni di debito, commissariato, perché la politica ha fatto i propri porci comodi con la fondazione in cui tutti ci hanno mangiato, e noi in quel decreto abbiamo fatto tantissimi emendamenti, perché ancora una volta il personale tecnico amministrativo verrà licenziato, taglio del 50%, ma i super dirigenti, quelli lì, avranno sempre lo stipendio d'oro. Noi abbiamo fatto molti emendamenti, ma uno chiedeva proprio di togliere la politica dalle fondazioni, perché la cultura deve appartenere a tutti, non solo a una classe privilegiata. Io sono andato a Torino agli Stati Generali della Cultura, e c'era un professore di Harvard che ha studiato dal punto di vista economico la cultura. Lui diceva una cosa semplice: un euro investito in cultura te ne fa tornare tre. È incredibile, potremmo vivere solo di cultura in questo paese, e invece abbiamo altri interessi. Pensate che i paesi arabi, che sanno